Buongiorno a tutti e benvenuti all'appuntamento con il nostro TG e con il web del mondo dei ragazzi. Grazie a una nuova app si possono segnalare direttamente alla polizia le situazioni di emergenza. Si possono comunicare furti, atti vandalici, ma anche incidenti di vario tipo. Bergamo è il primo comune a dotarsi di questo sistema di sicurezza. L'app si può scaricare gratis e la segnalazione arriva subito alla sala operativa della polizia locale. Venti comuni della Bergamasca si sono impegnati a promuovere l'auto elettrica, ad esempio garantendo il parcheggio gratuito per le auto a zero emissioni. Nella nostra provincia le colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici sono 49. Dalmine è stato uno dei primi ad avere un sistema di ricarica gratuita dei veicoli elettrici su suolo pubblico. A marzo torna Bergamo Jazz. Il direttore artistico della manifestazione, Dave Douglas, ha annunciato che ritorneranno a Bergamo due grandi trombettisti, Paolo Fresu ed Enrico Rava. Ci saranno nomi di grande prestigio internazionale come Marcelo Paquet e il duo cubano composto da Cuco Valdez e Gonzalo Rubacabla. Ci sarà spazio per i nuovi talenti del jazz e anche per suonare qualcosa di Donizetti. La Bergamasca ha un ricco patrimonio di burattini, teatrini, scenografie. Per salvaguardare questa tradizione, la Fondazione Benedetto Ravasio con l'Università e altre istituzioni culturali organizza diverse mostre, dove vengono esposti i burattini. Il prossimo obiettivo è realizzare un museo. Da fine gennaio ATB introdurrà sulle sue linee 12 autobus elettrici. Gli autobus sono alimentati da batterie elettriche che vengono ricaricate nel deposito ATB. I nuovi mezzi hanno un'autonomia di 180
chilometri e sono impiegati lungo un percorso vicino al centro. Sono collegati con i sistemi di mobilità già presenti. Gli altri autobus, il tram, i parcheggi di interscambio e il bike sharing, la bici. L'atteso restauro del Teatro Donizetti è finalmente cominciato a gennaio. L'intervento prevede la ristrutturazione della sala teatrale, degli ingressi del foyer, la realizzazione di sale prova e degli spogliatoi. Per l'orchestra e l'ampliamento dei camerini, oltre al rinnovo delle facciate esterne, saranno sistemati anche gli impianti elettrici e meccanici. Dal Palazzo dell'Eco di Bergamo è tutto. Vi ringraziamo per essere stati con noi e vi auguriamo buona giornata. Mi chiamo Divya. Ciao. Mi chiamo Mariam. Oggi ho fatto la cameraman. Mi chiamo Sala e ho fatto il conto alla rovescia. Mi chiamo Emma e oggi ho fatto la regista. Ciao, ciao Bergamo!